Ma è una cosa a cui abbiamo lavorato per parecchi mesi, perché voi sapete c'è stata la gara, dopo la gara tutte le verifiche. Per noi il rapporto con Carige va al di là ovviamente del valore economico della convenzione. Voi sapete che il servizio di tesoreria oggi non è più una fonte di profitto particolare per le banche, svolto anche a titolo gratuito. Resta il fatto che il tesoriere è percepito come un soggetto, un intermediario di fiducia dell'amministrazione che gli conferisce l'incarico. Per noi Carige è un po' come il porto, cioè il porto appartiene a Genova da centinaia d'anni, Carige da quando è nata è sempre stata la banca di riferimento del territorio, quindi questa convenzione si legge molto nel solco di questo rapporto che noi consideriamo inestinguibile. Su questo poi abbiamo in essere numerose interlocuzioni con la banca per cercare di aiutare la banca a riprendersi completamente dalle difficoltà, posto che sono capacissimi da soli di farlo, come dimostrano le ultime recenti vicende del ritorno alla redditività, però il porto ovviamente è un'area di grande rilevanza imprenditoriale e quindi per la banca può essere fonte di investimenti, di redditività non indifferente. Su questo stiamo lavorando e continueremo a lavorare. Pensate che Carige possa affiancarvi anche sulle operazioni che avete in atto? Pensiamo solamente che nel 1900 fu proprio Carige a finanziare la diga foranea, adesso si parla della nuova diga. Sì, non voglio millantare di averlo sempre saputo perché me l'hanno detto 10 minuti fa, Anche però, sugli investimenti infrastrutturali che fa l'autorità di sistema, Carige è il primo partner, cioè noi abbiamo mutui in essere con Carige che rinnoviamo e sono i nostri primi intermediari per il finanziamento delle nostre operazioni. Il mio auspicio è che possano incrementare anche l'attività con i soggetti, i concessionari e i soggetti autorizzati o regolati dall'autorità di sistema, quindi terminalisti, riparatori navali, compagnie di crociera, insomma tutta la filiera del porto che in alcuni segmenti è più difficilmente contendibile da Carige, ma in altri vedo spazi ulteriori. Senta, Presidente, parlando di infrastrutture, vi siete già visti, sentiti con il nuovo governo, mi sembra che il Non ci siamo ancora visti, anche perché bisogna veramente farlo insediare, perché con tutti gli appuntamenti che ci sono all'inizio, è ovvio che se una delle persone fosse, lo dico perché è cronaca di tutti questi giorni, Edoardo Rixi, avremmo il vantaggio di non dover spiegare perché sa già tutto. Quindi nell'approccio col governo vediamo anche come saranno date poi le deleghe a viceministro, sottosegretario. Genova non è, diciamo così, al momento un porto crocello, è fortissimo, ma non è considerato tale a livello nazionale, con Civitavecchia che è ancora più forte. Però ci sono state due grandi feste, quella di MSC, ora ci sarà quella di Costa. Quanto può crescere questo mercato per Genova? Il sistema Ligure è già il primo sistema, del Mediterraneo. Sì, dunque, diciamo che non è che siamo male, è vero che abbiamo un caso come Civitavecchia e Roma, quindi competere con Roma se dobbiamo parlare di mercato delle crociere è ovvio che è difficile. Genova intanto è home port di un grande gruppo come MSC. Voi sapete l'importanza che ha essere home port, lo dico perché per aumentare il traffico delle crociere, voi sapete che la città, la regione, il porto devono sostenere grandi investimenti. Questi grandi investimenti hanno un ritorno ovvio, che è quello che 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, se aumenteremo, di visitatori vedono la città, vedono la regione. Ci sono le entrate portuali delle navi che toccano. Ma una grandissima differenza lo fa lo sport. Quindi io come presidente del porto miro a incrementare molto anche questa attività di insediamento delle crociere come un porto.
E da questo punto di vista penso che Genova sia tra le grandi capitali del West Med. Forse Genova, Marsiglia e Barcellona sono un po' le tre città che possono da questo punto di vista crescere di più. E quella è dove io vorrei concentrarmi. E mettere poi in competizione MSC e Costa, visto che Costa sta guardando a Genova? Ma la competizione fa bene a chiunque, quindi io non metto alcun limite alla competizione. Molti vedono il mercato, voi lo sapete bene, no? Perché seguite, vedono il mercato come escludente. Se entri tu non c'è spazio per me. Io credo che per Genova questo non sia vero. Credo che la torta per Genova si possa espandere, non all'infinito, ma sia sul cargo che sulle crociere vedo spazi di crescita, per cui non c'è spazio solo per uno, ma per più di uno. Avere Genova e Savona come un porto per Costa sarebbe un po' troppo, però forse no. Avere Genova e Savona come un porto per Costa sarebbe un po' troppo. Non credo. Credo che, come dicevo, Genova ha le spalle sufficientemente larghe per poter ospitare l'on-port anche di altre compagnie di crociera. Beh, a questo punto viene naturale dire dove potrebbe insediarsi Costa, però. Allora, l'argomento è stato più volte sviscerato. Attualmente noi abbiamo Stazioni Marittime che gestisce il polo passeggeri, è bellissimo perché si vede in tutta la sua ampiezza, e non abbiamo in questo momento altre aree pronte a questa attività. Però il porto di Genova è più grande di quello che ci si immagina, e quindi a fronte di un contesto, di una proposta commerciale e imprenditoriale di grande interesse, con il Presidente della Regione e col Sindaco possiamo certamente individuare soluzioni. Se noi parliamo di un port, quello che voglio, che ci tengo a sottolineare, è chiaro che per la città ha una grande ricaduta. Allora, di fronte alla grande ricaduta, uno può fare anche sforzi di immaginazione non comuni. Se una proposta seria di qualche tipo di posto, magari ci provate a trovare. Ci parliamo senz'altro.